Pensai che la staffa potesse tornare utile. Non fu uno scherzo, ma riuscì a far passare la staffa nella fessura e ad aprire la finestra. Forza! Così questa è Petra. Si dice che sia una... Sì, gode nell'uccidere la gente, ma con stile. Ah, però. Una volta ha torturato un tipo. Ci ha messo una settimana a morire. E come l'ha ucciso? Con un metodo ribattezzato Doner Kebab. Oddio, vuoi dire che... Sì, praticamente la stessa cosa, ma senza insalata. E le focaccine di pane? Ovvio. E lei? Com'è? Capelli biondi corti è tutto quello che so. Non l'ho mai vista dal vivo. Meno male. Non si sa mai che le vengano strane idee. Hai ragione. Crocchette di pollo, per esempio. Salsicce e fagioli. Se mi avessero vista sarei stata spacciata. Dovevo trovare un modo per muovermi senza attirare l'attenzione. Ma per il momento... dovevo fare attenzione a non farmi scoprire. Hai sentito qualcosa? Non sono sicuro. Veniva da sopra. Sembrava. Sali dalle scale di servizio, io passo da qui. Dovesse esserci qualcuno, lo metteremo in trappola. Dovevo nascondermi, o mi avrebbero catturata. Vedi niente dalle scale di servizio? Niente. Fai attenzione lo stesso. Questo posto mi mette i brividi. Non potevo aprire la porta. Era serrata. Non potevo aprire la porta. Era serrata.
era una grossa valigia da viaggio. Sull'etichetta c'era il nome di Petra. Non si poteva dire che viaggiasse leggera. Raccolsi l'asciugacapelli. Nella valigia non c'era nient'altro che un mucchio di vestiti appiccicatici. Presi la parrucca. Almeno non sarebbe più andata in giro spacciandosi per me. Interessante. La valigia sembrava molto più piccola all'interno. La base suonava vuota. Immaginavo ci fosse uno scomparto segreto. Tutto quello che dovevo fare era trovare un modo di aprirlo. Mi misi a toccare l'interno alla ricerca dell'accesso allo scomparto segreto. Trovato! In un angolino c'era un piccolo pulsante. Dannazione! Le mie dita erano troppo grandi per premerlo. Oh mio Dio! Dubitavo che usasse i coltelli come tagliacarte. Raccolsi la pietra per affilare le lame. Un cuoco era intento a tagliare delle verdure su un asse. Stava sclerando. Non sembrava troppo contento. Ehi, è un secondo? Un secondo? Devo cucinare 50 paste per 50 guardie grasse e avide, con tanto di budino. Inoltre una specialità vegetariana della Maison per Madame Petra, più un pranzo macrobiotico per il signor Pelle Sensibile Sosarro. Non ho nessun aiutante, lavoro in una cucina dall'età della pietra e mi chiedi se ho un secondo? No, ragazza, non ho un dannato momento libero! Esci dalla mia cucina! La risposta è no, quindi? Sì, la risposta è no. E comunque, tu che cavolo sei? Susan. Susan? Che nome da donna ridicolo. Beh, è un nome come un altro per una ragazza, no? Beh, cambialo, non mi piace. Mi scusi, le può servire? Una pietra per affilare le lame. Finalmente qualcuno con un po' di iniziativa in questa cucina dimenticata da Dio. Non ti interessa un posto di assistente cuoco? La paga fa schifo, le ore sono tante e le condizioni sono pessime. Ma farà di te un vero uomo. No, grazie. Ah, i giovani d'oggi. Non sanno nemmeno allacciarsi le scarpe. Un'ultima domanda. Come è finito a lavorare qui?
Se dai del cibo avvelenato a 70 persone, sei destinato a pagare tutta la vita. Dovevo tenere bene a mente di non mangiare nulla mentre ero lì. Improvvisamente non avevo più così tanto appetito. Con il cuoco rivolto altrove, potevo raggiungere la candeggina. Era un lavandino decorato. Tubi e accessori erano abbastanza vecchi. Speravo che la candeggina avrebbe decolorato la parrucca. La candeggina era forte e il colore sparì quasi istantaneamente. L'asciugacapelli era perfetto. Ne volevo uno per me. Voilà! Adesso era perfettamente asciutta. Inizia lo spettacolo! Ehi, chi va là?